tuffo e poi vado, lo prometto signori. Questo è l'ultimo tuffo. 3, 2, 1. Aspetta Joe, fai piano. Io sono il bagnino. Sì, vabbè, e io sono la dentiera di mia nonna. Vai! Mamma mia, divertentissimo questo pomeriggio in piscina. Oh oh, mi sono scordato di prendere Baby Faccia per portarlo qui in piscina. Signor bagnino, mi dia 5 minuti, andiamo. Baby Faccia, sto arrivando che andiamo in piscina. Ciao ragazzi, voi siete qui, benvenuti in un altro video in questo fantastico mondo mio di Bella Faccia e di suo figlio Baby Faccia. Iscriviti adesso al canale se vuoi altri video come questi e ricordati di lasciare un bel mi piace, perché se lasci mi piace il tasto diventerà giallo, verde, blu, viola e farà i fuochi d'artificio. Quindi iscriviti e lascia like. Ma vabbè, allora Baby Faccia, vediamo che costume hai preso. Sono molto curioso. Sono molto curioso. Sono molto... cioè, manco a fare la diarrea sei. Ragazzi miei, mi sa Baby Faccia, Baby Faccia, dove cavolo sei? Sei in questo lago? Sei dalla polizia? Mi sa che Baby Faccia è scomparso. Polizia! 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 Vi prego, aiutatemi! Baby Faccia, dov'è? È scomparso Baby Faccia! Mi deve aiutare! Mi deve aiutare, poliziotto! Stati calmo, stati calmo, Joe. Allora, tu a chi cerchi a Baby Faccia? Fammi controllare. Bli 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 bli. Le scorregge. Le scorregge. Allora, Baby Faccia purtroppo non sta più in questo mondo. È stato adottato da un'altra famiglia. È stato adottato? Ma in che senso, agente? Poi, come non si trova più in questo mondo? Cioè, se è stato adottato sarà qui su Minecraft. Purtroppo ha proprio cambiato mondo. E quindi adesso è in un altro mondo di Minecraft. È stato adottato da... fammi vedere se c'è il nome della famiglia. Mia, bli bli. Vedo che è stato adottato da due youtuber famosissimi, proprio internazionali, super super famosi. Complimenti per Baby Faccia. Che sta dicendo, agente? Ma lei è sicuro di quello che dice? Ma come ti permetti, delinquente? Esci di qui! Ok, ok, però si calmi. Ma com'è possibile che Baby Faccia è stato adottato da due youtuber super super famosi? Ma chi cavolo sono? Dobbiamo scoprirlo, siete d'accordo con me? Ma che c'entra questo cartello? Vabbè, comunque scopriamolo. Ragazzi, avete capito bene? Il mio momento, la mia carriera qui in questo mondo è finita, perché adesso dovrò essere adottato da due youtuber famosi che tra l'altro manco so chi sono. Non mi hanno detto nulla, semplicemente l'unica cosa che so è che sono degli amici di mio papà Bella Faccia. Ragazzi, secondo voi chi possono essere? Fatemelo sapere commentando qui sotto, perché sinceramente io ho tanta paura. Voglio chiamare a Joe. Aspettate, Joe, dove cavolo sei? Baby Faccia, ma ti cerco da 20 anni. Senti, ma dove ti hanno adottato? Dove ti trovi in questo momento? Joe, sto per lasciare questo mondo, perché sto per essere adottato da due amici di mio papà Bella Faccia. Da due amici di tuo papà Bella Faccia? E chi sono? E che so io, Joe? Oh, voglio a te, voglio a mio papà, voglio a mia mamma. Non voglio lasciare questo mondo, Giaghi Giaghi. Baby Faccia, Giaghi Giaghi, prova ad aiutarti io. Ciao, Joe, è stato bello. Ragazzi, ragazzi, devo andare nell'altro mondo adesso. Ma che cavolo, ma dove mi porteranno? Non rivedrò mai più queste colline, questa base per le Bedwars, da dove ho buttato mio papà Bella Faccia. Vabbè, non rivedrò più questi cavalli, queste meduse, la dentiera di mia nonna. Baby Faccia, è arrivato il momento. Devi lasciare il mondo, andiamo. Sì, lo so, è arrivato il momento di lasciare questo mondo. E allora andiamo a vedere chi saranno i miei nuovi genitori. Arrivederci, signori. Siete veramente delle persone squisite. Arrivederci. 5 anni dopo. Ah, è passato troppo tempo. È arrivato il momento di vedere che fine ha fatto Baby Faccia e dove si trova. Dove deve andare? Boh, comincia a camminare. Verso l'infinito e oltre! E ha preso l'autobus e non so dove diamine siamo atterrati. Beh, l'autobus non atterra, ma non so dove ci ha portati. Non sono mai stato in questa città. Potrebbe essere tipo dove c'è la prigione di Alcatraz. Beh, probabilmente. Però wow, bella questa nave da crociera. Baby Faccia, sono stanco, fermati subito. Ma tu sei Bella Faccia! Tu sei Bella Faccia! Non sei Baby Faccia! Vai via, mi stai facendo... Oh, mamma mia! Baby... ma... Baby è così? Tu sei così? Non sei più così? Ti arrivo alle gambe! Mamma mia, ma che ti è successo? No, in realtà sono sempre io, sono Baby Faccia! Mi fai ridere perché sei diventato gigante, però la voce è sempre da bambino!
Non ridere o ti arriva un pugno in faccia. Mamma mia. Scusa. Aia, aia, au, au. Brucia, brucia. Ok, ma come sei diventato così grande, baby faccia? È una settimana che non ci vediamo, mica un secolo. Ho fatto tantissima palestra e poi l'allenatore mi ha fatto fare un allenamento speciale. Ah, e sei diventato così grosso e muscoloso? Eh sì, sono più grosso di mio padre, bella faccia, anzi del mio ex padre. In questo periodo, in questi anni, sono stato adottato da due amici di mio papà, bella faccia. Beh, sono stati bravi, sì. Va bene. Va bene, non vuoi avere un padre come bella faccia? Mio papà adesso ha paura di me. Uno, due, uno, due, gianni, gianni. Aia, 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 però così non si fa, Facci picchia, non fare così, baby faccia, dai, seguimi. Beh, ormai ti devo chiamare Big Faccia, non baby faccia, però d'accordo, guarda, ti piace questa città? Io l'ho vista su internet, ho pensato proprio di prenotare una bella vacanza. Sai, stavo pensando che è proprio un caso che ci siamo incontrati. Ho pensato anche una cosa. Fammi indovinare, di andare a mangiare al McDonald's tutti insieme, pepe. Certo che tuo padre non ti ha insegnato proprio nulla. Vieni, camminiamo in quel ponte che simboleggia l'unione dell'amore tra la forza e l'elefante. Ma cosa c'entra l'elefante? Stai zitto, stai zitto. Sono affari miei quello che c'entra l'elefante, capito? Affari miei. Guarda questo ponte magico con quel grattacielo che arriva fino al cuore. Ma che mi interessa? Guarda questo campo da calcio. Su, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Attenzione, prende la palla Ronaldo. Corre, tira. 24 ore dopo. Ah, mamma mia, ragazzi, eccomi qui. Sono di nuovo nel mondo principale. Come avete visto, baby faccia è cresciuto, perché è passato tantissimo tempo dall'ultima volta. E beh, devo dire che, avendo come genitori gli amici di bella faccia, beh, si è trovato abbastanza bene. Ma adesso vi devo fare questa domanda: secondo voi che cavolo sono questi amici di bella faccia? Commentate qui sotto, perché io qualche idea ce l'avrei, ragazzi, ma non sono sicuro, chiaramente. Quindi voglio pure il vostro parere, è importantissimo. Direi di dare l'ultimo saluto a questo mondo, come se lo stesse facendo baby faccia, perché ormai è da troppi anni che non c'è più qui dentro. Guardate un po', ragazzi, mi manca tantissimo, mi manca tantissimo. Questa era la sua scuola. Oh, mamma mia, ma è cambiato tutto. Guardate, l'ha ristrutturata. Oh, mamma mia, ma maestro, le ha levato pure la scrivania e la cattedra, la lavagna. Vabbè, lasciamo perdere il distributore, quello dove andava sempre baby faccia. Ma dai, ragazzi, ma stiamo scherziamo? Ma è cambiato tutto in questo mondo, ragazzi. Ma sono stato via poco tempo ed è cambiato tutto. E vabbè, dai, allora, mondo, io ti do l'addio in onore di baby faccia. Stammi bene. Anche il migliore amico di baby faccia è cambiato. Ciao, ma tu sei bel coniglino? Ciao, sì, sono io. Sono cresciuto, ora 7 anni. Wow, ma sei grandissimo. Ma che emozione. Basta, ragazzi miei, io vi saluto. E commentate scrivendo: baby faccia, ti ameremo per sempre. Ci vediamo al prossimo video. Iscriviti, ciao.